Ciao a tutti, come stiamo andando? Tutto bene? Fatemelo sapere nei commenti e vi risponderò. Ma volevo chiedervi una cosa, quanti appassionati di scultura abbiamo qua? Se non siete mai stati interessati a questo, beh, credetemi dovreste. Oggi vi farò cambiare idea e appassionare al mondo della scultura, mostrandovi alcune delle creazioni più incredibili e bizzarre in giro per il mondo, e sono sicuro che almeno una vi piacerà. Quindi cosa aspettiamo? Cominciamo! Ippopotami. Non c'è bisogno per forza di guardare gli animali rinchiusi in una gabbia, quindi ecco che a Taipei incredibilmente un genio scolpisce degli ippopotami che nuotano nella terra. Davvero assurdi, il lavoro devo dire è veramente eccezionale e io sarei scappato dalla paura pensando fossero veri. Ehi, io ho la ippofobia, eh. Maman. Che tradotto è mamma, è un'enorme scultura a forma di ragno, presente a Londra dal 1999, che è stato creato dallo scultore Louis Borges. L'ha chiamata così perché per lui rappresenta una madre che protegge i suoi piccoli a ogni costo dai pericoli della vita, infatti porta anche delle uova con sé. Molto probabilmente è il ragno più grosso del pianeta, e molto probabilmente se siete aracnofobici non ci andrete. Viaggiare. Queste sculture sono state fatte da un francese di nome Bruno Catalano, nato in Marocco di origini siciliane, che ha sempre vissuto in Francia. Sì, ero confuso anche io per un attimo. Comunque sia, queste sono le sue opere di maggior successo, che rappresentano delle persone con in mano una valigia che stanno facendo dei viaggi. I pezzi mancanti del loro corpo rappresentano il fatto che durante i viaggi, in luoghi nuovi, lasciamo sempre un pezzo di noi altrove. E che dire, hai proprio ragione, nonostante non sia ancora riuscito a capire la tua nazionalità. Libertà. In Pennsylvania possiamo trovare una cosa che tutti stiamo cercando nella nostra vita. No, non i soldi, mi dispiace, ma la libertà, o almeno metaforicamente. Queste sculture sono state create da Zenos Froudakis e rappresentano la voglia delle persone di essere libere da ogni catena. Rubinetto fluttuante. In un paese chiamato Gujarat in India possiamo trovare un rubinetto. Fermi tutti, non un rubinetto qualunque, ma una scultura fluttuante che continua a far uscire acqua all'infinito. Sì, ero rimasto scioccato pure io all'inizio, ma in realtà il trucco c'è. All'interno dell'acqua hanno creato un tubo in grado di tenere in piedi la fontana. E ovviamente da lontano o semplicemente in foto è dura da notare, visto lo scorrere dell'acqua molto forte. Palazzo che affonda. A Melbourne, in Australia, davanti alla libreria Victoria, c'è un palazzo che sta affondando. No, non davvero, ma metaforicamente. L'immaginazione non ha limiti e quindi uno scultore si è dato da fare e ha creato un'incredibile opera d'arte, che rappresenta proprio la libreria che affonda per via del peso dei libri e della conoscenza che hanno al loro interno. Un bel modo per farci capire che leggere è molto importante e che i palazzi un giorno verranno inghiottiti dalla terra, ma questa è un'altra storia. Cadere. Questa scultura si chiama Agente 15 e si trova a Bruxelles. Rappresenta un povero uomo che viene afferrato per la caviglia da un uomo delle fogne, forse? Comunque sia, rappresenta semplicemente una scena comica che è diventata famosa nel mondo e moltissimi artisti di strada hanno deciso di provare questa cosa dello stare in equilibrio in situazioni scomode. FaceTime. In Romania possiamo trovare questa scultura dedicata a un poeta romantico molto famoso nel paese, Mihai Eminescu. Sembra che se lo si guarda nel momento giusto della giornata, più o meno verso il tramonto, ma con un bel cielo, la scultura appaia quasi dipinta nelle nuvole. Cenerentola. In Ungheria, precisamente a Budapest, sulle sponde del Danubio, sono state smarrite tante scarpe. No, non è vero. C'è un significato molto più profondo dietro. Queste sono tutte sculture di scarpe create grazie al regista Can Togay per tutti gli ebrei che erano stati costretti a togliere le scarpe sulle sponde di questo fiume per poi essere uccisi e buttati giù. Un tributo a queste persone, insomma. Il mondo nelle mani, o quasi. Lorenzo Quinn ha creato un'incredibile statua che sembra uscita da un'evocazione di Final Fantasy. Questa rappresenta Madre Natura che tiene in pugno il nostro pianeta, per farci capire che sarà sempre lei a vincere su di noi, oppure semplicemente qualcuno che ha una bella coperta in faccia per via del vento troppo forte. L'aveva creata dopo che un potentissimo uragano aveva colpito le coste sud della Thailandia qualche anno fa, ma oggi potremmo riproporla tranquillamente dopo i vari disastri che stanno succedendo, come per esempio la foresta dell'Amazzonia che brucia o lo scioglimento delle calotte polari. Uomo in caduta. Questa statua si trova a Praga e rappresenta un uomo molto elegante e composto che si regge per non cadere.
È stata creata nel 1996 da David Cerny e rappresenta lo psicoanalista Sigmund Freud, o come si pronuncia, che non si capisce se si stia reggendo o lasciando andare. Un bagno gigante. Si chiama The Better, che in italiano vuol dire il bagnatore. Sì, fa un po' schifo da dire, quindi meglio evitare le traduzioni terra terra. Comunque sia, si trova in Germania ed è stata creata da Oliver Voss, che a quanto pare ha un feticismo per le donne che fanno il bagno. No, non ha alcun significato nascosto, è solo una donzella che si lava, però è davvero bella da vedere, dai. Peccato che era stata messa lì soltanto per 10 giorni. Metamorfosi. Il nostro caro David Cerny ne ha inventato un'altra veramente strabiliante. Stavolta si tratta di una statua che si trova in North Carolina e, come dice il titolo, è in grado di cambiare forma di tanto in tanto e sparare acqua dalla bocca. È composta da ben 14 tonnellate di acciaio e 7 pezzi separati tra loro che ruotano via internet, grazie proprio all'artista che invia i comandi comodamente da casa. Questo per far capire come l'arte possa benissimo integrarsi con la modernità e le tecnologie di oggi senza far perdere la qualità. Riciclaggio. Scolpendo si possono anche lasciare messaggi importanti alle persone, specialmente il modo in cui lo si fa e il materiale che si usa è essenziale. Questo cavallo, interamente composto da pezzi di legno trovati in giro per il paese, rappresenta il riciclaggio e la voglia di avere un mondo più pulito da parte dell'artista che l'ha creata, cioè un certo Jeffro Witto, che ha creato progetti del genere in varie parti del paese. Passare attraverso. Questa scultura si trova a Parigi ed è stata creata in onore di uno scrittore chiamato Marcel Aimé, che aveva fatto un libro che raccontava di un uomo che passava attraverso i muri. No, non storie alla Marvel con superpoteri incredibili, ma un uomo semplice, con questo unico potere, dando vita a un racconto di crimini e adulterio, finché un giorno non perde i poteri e si incastra per sempre dentro un muro. Nelson Mandela. Ovviamente non potevano mancare sculture dedicate a uno dei presidenti del Sudafrica più famosi del mondo, Nelson Mandela, ed è anche uno dei più spettacolari, con un gioco di vista davvero unico. Si trova in Howick, KwaZulu-Natal, ovviamente in Sudafrica, creato da Marco Cianfanelli. Era stata creata per celebrare anni fa il 50° anniversario dell'incarcerazione di Mandela, iniziata nel 1962 a causa dell'apartheid. Ci sono appunto 50 colonne posizionate in modo strategico, dove dovete solo trovare l'angolo giusto per vedere il volto della persona e portarvi a casa una bella foto. Lasciarlo andare. Questa scultura sembra quasi magica e ha un qualcosa che conquista subito le persone. Creata da Robin Wright, rappresenta delle fate con un dente di leone gigante in mano che ruotano con il vento. Il potere dei libri. L'arte può essere creata da qualunque cosa e questa incredibile scultura ne è la dimostrazione. Il creatore è Mike Stilkey e sono stati utilizzati moltissimi libri riciclati per creare queste opere d'arte eccezionali. Perfezione. The Kelpies sono due statue raffiguranti teste di cavallo e si trovano in Scozia. Sono stati creati da un certo Andrew Scott che ha impiegato ben 8 anni per cercare di completarli e renderli perfetti. Un lavoro mastodontico con ben 30 metri di scultura. Rappresenta, secondo le leggende, un dio dell'acqua che prendeva la forma appunto di teste di cavallo in quel paese. Arte in movimento. Se di recente vediamo tantissimi tipi di lampadari che sembrano creare effetti 3D illusori, è grazie a un uomo chiamato Anthony Howe. Beh, non proprio grazie a lui, ma diciamo che le sue sculture sono state di aiuto per ispirare gli altri. Grazie a metalli vari e tanta voglia, è uno dei più famosi artisti kinetici della storia, con opere d'arte che vi lasceranno a fissare lo schermo per ore. O se siete nelle vicinanze di una di esse, sicuramente siete rimasti una buona mezz'oretta a fissarle. Uscire dal sottosuolo. Grazie alla scultura si possono creare anche giganti che ti daranno la sensazione di essere piccolo e impotente, come questo bestione che sembra stia uscendo dal suolo urlando e sbraitando, come un quarantenne davanti alla TV mentre guarda la sua squadra del cuore perdere. È stata creata da un certo Erwin Lorant a Budapest durante l'annuale convention chiamata Art Market Budapest, dove artisti contemporanei dall'Europa centrale e dall'est si riuniscono e mostrano i loro capolavori. Black Ghost. Sembra davvero un epico nome da boss finale di qualche gioco di Dark Souls, ma non lo è. Eppure la scultura in questione sembra rappresentare molto una misteriosa creatura malvagia e potente, ma non è nemmeno questo.
Situata Klaipėda, in Lituania, è stata creata da queste due persone, di cui non pronuncerò mai i nomi, non voglio svenire mordendomi la lingua, quindi ve li scrivo a schermo. L'inquietante opera in bronzo ha una storia dietro, nonostante l'aspetto sembra sia il salvatore della città. Anni fa, nel VII secolo, questa figura inquietante era apparsa al sovrano del paese di allora, dicendogli che le loro scorte di cibo non erano sufficienti per affrontare il grande inverno che stava arrivando. Perciò furono aumentate le produzioni nei campi, consentendo a tutti di vivere anche quell'anno. Insomma, che crediate o meno alla storia, la statua è davvero bella. Gomma da masticare. L'arte può davvero nascere da qualunque cosa, ormai lo avrete imparato dopo aver visto questo video, o no? Ed è proprio questo che Maurizio Savini ha capito nella vita, creando delle sculture con delle gomme da masticare. Mentre io non riesco nemmeno a modellare il pongo, quest'uomo crea delle opere dal nulla solo con la sua mente e le sue capacità nello scolpire e sono davvero realistiche. Una cosa che odia è sentirsi chiedere dalle persone se davvero mastica tutte quelle gomme per fare le opere. Ovviamente è impossibile. Usa semplicemente una sostanza in grado di portare il prodotto allo stato in cui deve utilizzarlo per riuscire a creare le sue opere d'arte. Con questo concludiamo. Ok, devo dire che non potrei minimamente riuscire a raggiungere le capacità di questi artisti e la maggior parte sono italiani, se avete notato. Ma voi avete qualche capacità nascosta? Se sì, fatemelo sapere nei commenti, mettete un bel mi piace e condividete il video per far conoscere queste cose a più persone possibili. Alla prossima, gente!